Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono D&D Cinema e benvenuti in questo mio nuovo video. Era da tanto tempo che non facevo un video, vero ragazzi? Farò un video a parte in cui spiegherò che cosa è successo. Adesso voglio concentrarmi su questo, che è una rubrica su tutti i film che ho visto nel febbraio del 2019. Cominciamo con Green Book, film che ha vinto l'Oscar per miglior film, per miglior sceneggiatura non originale e per miglior attore non protagonista. Questo film è diretto da Peter Farrelly e mi ha stupito perché lui, insieme a suo fratello Bobby, aveva diretto pellicole molto rozze e politicamente scorrette, non in senso per forza negativo, come per esempio Scemo più scemo e il suo apposito seguito. Mi ha stupito quindi che potesse fare una pellicola tanto raffinata che parla della storia vera di un autista italo-americano che deve scortare in un'epoca razzista un cantante nero di colore molto famoso. L'autista è interpretato da Viggo Mortensen, che è stato bravissimo, assolutamente perfetto della parte. Stessa cosa per quanto riguarda la star di colore interpretata da Mahershala Ali, che aveva già vinto l'Oscar per Moonlight. Anche lì era stato meraviglioso. La pellicola è molto bella perché non parla del razzismo in maniera scontata. Già il fatto che il razzismo è solo uno dei temi principali, ma il tema principale effettivo è l'amicizia, è una storia di un'amicizia. Perché una cosa che ho apprezzato tantissimo è che entrambi hanno bisogno dell'altro, cioè non che hanno bisogno, ma imparano qualcosa l'uno dall'altro. Poi i temi trattati non sono solamente il razzismo, ma anche il rispetto reciproco verso gli altri, l'applicazione della violenza solamente in fasi necessarie, stare attento a come porsi, diverse cose che ho trovato tutte fatte assolutamente in maniera egregia. Le musiche poi sono molto belle e l'unica critica che mi sento di fare, prima di tutto, è la regia, però vabbè, su questa posso assolutamente passarci perché in film di questo genere non è proprio la regia ad essere importante, ma soprattutto la sceneggiatura. E se la sceneggiatura è perfetta, una regia, anche se è buona, può assolutamente non essere calcolata, il film può essere considerato soprattutto perfetto, come per caso mi è capitato con Black Husband. Black Husband, infatti, non aveva una grande regia, infatti trovo abbastanza forzata la nomination a miglior regista per Spike Lee, però la sceneggiatura era perfetta, oltre all'interpretazione, ovviamente. Quindi, la regia non fa niente, il problema è un lato che riguarda il carattere del personaggio interpretato da Viggo Mortensen. Il personaggio dovrebbe essere razzista e questa cosa viene evidenziata più volte da dei personaggi che sono amici di Viggo Mortensen, amici e parenti che sono stupiti dal fatto che lui sia così amichevole con una persona di colore. Il problema è che questa cosa nel carattere del personaggio non viene per niente evidenziata perché una scena, per esempio, c'è una scena bellissima che io ho amato, mi ha fatto schiattare da ridere, in cui lui entra in macchina, cioè voglio dire, esce dalla macchina, poi ci rientra per recuperare il portafoglio perché ha paura che lui se lo, che lui, il personaggio, se lo rubi. Il personaggio interpretato da Mahershala Ali. Una cosa assolutamente, perdonate se non ricordo i nomi, ma non sono mai stato molto bravo in questo. Una cosa assolutamente molto buffa perché dice: ma come, un cantante famoso ha bisogno di rubarti il portafogli? E uno pensa: vabbè, perché è di colore, ma di la verità poteva essere un comportamento fatto in generale, cioè se lasci i portafogli con una persona che non conosci, chiunque potrebbe avere questa cosa, ovviamente contestualizzando. Lui in quel caso contestualizzato non era per niente giusto, per questo faceva ridere. L'altra scena che evidenziava questa cosa razzista in maniera molto più esplicita è il fatto che lui aveva butta all'inizio del film dei bicchieri nella spazzatura solamente perché sono stati usati da due persone di colore. Bene, a parte queste due scene, io per tutto il film non avrei mai detto che lui è razzista, perché non c'è mai una scena che mi fa pensare lui è razzista. E questo lato l'avrei un po' più evidenziato, soprattutto se la persona realmente esistita era realmente così. Quindi avrei aggiustato un po' più questa cosa, ma comunque un dettaglio minimo, perché per il resto il film è assolutamente delizioso, ve lo consiglio. Non penso che si meritasse, cioè, poteva meritarsi la vittoria per miglior film, ma io tifavo per Black Husband e la favorita che ho considerato realmente perfetti, anche se il film perfetto in teoria non esiste. Quindi ve lo consiglio, soprattutto se siete fan di film drammatici sul razzismo e volete vedere qualcosa di originale, che poi dramma è piuttosto un comedy drama, perché ci sono comunque molte battute comiche che a me hanno fatto sganasciare dalle risate quando sono andato in sala a vederlo. Il secondo film è invece Il Primo Re, diretto da Matteo Rovere, e è italiano, anche se non l'avrei mai detto se non avessi letto prima questa cosa, e parla della storia di Romolo e Remo. Che dire? Wow! Veramente io
Boh, non so proprio come definire questo film, che è veramente... sono rimasto scioccato. In Italia noi stiamo assolutamente recuperando diversi generi che sono sempre stati trattati, ma dalla fine degli anni 80 sono stati quasi del tutto cancellati dalla nostra filmografia, ovvero il genere dello storico, della fantascienza, del thriller, del fantasy, dell'horror, tutti i generi diversi dal dramma e dalla commedia. Ora le cose sono migliorate grazie all'uscita di Lo chiamavano Gigolo Boy, Il racconto dei racconti, Il ragazzo invisibile, oppure per esempio Smetto quando voglio, che è una commedia d'azione, però diverse cose. Il primo re è un film, è un colossal storico, ma un colossal vero e proprio, costato molto e che ha delle scene meravigliose. È girato e fotografato da Dio, in uno stile che non è né americano ma neanche italiano. Quindi la regia è stupenda, ogni inquadratura è un benedetto quadro, anche grazie alla splendida fotografia. Tutti hanno lodato l'interpretazione di Alessandro Borghi, che interpretava Remo, che sì, era mostruosa, però neanche quella di Alessio Lapice, che interpretava Romolo, era da meno. Due attori strepitosi, perfetti. E Alessandro Borghi, se non vince i David di Donatello quest'anno per Sulla mia pelle, lo vincerà sicuramente l'anno prossimo, perché veramente... wow! Insieme ovviamente ad Alessio Lapice. Ma se tecnicamente è divino, i pochi effetti che ci sono meravigliosi, proprio già solo l'inizio che fai... porca miseria, che poi è un film violentissimo, ragazzi, ma le scene fanno veramente molto senso, non è una violenza spropositata, perché così sicuramente combattevano all'epoca, però fa comunque impressione perché è assolutamente realistica, non è una violenza tarantiniana in cui quando ammazzi qualcuno esce la fontanella. Quindi visivamente uno spettacolo, gli attori sono perfetti e anche la sceneggiatura è straordinaria, non ha niente che non vada, proprio niente. Molti hanno criticato il fatto che all'inizio si dà più spazio a Romolo che a Remo, ma io ho trovato invece questa cosa assolutamente necessaria, perché si sono presi il tempo giusto per caratterizzare bene tutti e due, solo che nella prima parte danno spazio più a Remo e nella seconda parte danno spazio più a Romolo. Ma c'è un equilibrio comunque, ed è bellissimo il tema della religione affrontato in questo film, che mostra che loro due sono la rappresentazione estrema di un lato particolare che riguarda proprio la religione. Romolo, quello che crede, e Remo, che è l'ateo. E questa cosa sarà determinante, è il nucleo di tutto il film, insieme ovviamente al rapporto tra i due, che però viene determinato appunto dall'elemento religioso. Chi ha visto il film capirà quello che sto dicendo, chi non l'ha visto lo vada a recuperare. Ed è bellissimo il fatto che, nonostante la mitologia non sia particolarmente accurata, anzi è molto diversa dalla storia che tutti conoscono di Romolo e Remo, però per quanto riguarda la veridicità storica dei comportamenti degli esseri umani e delle loro funzioni burocratiche, tra virgolette, delle loro organizzazioni, è tutto assolutamente vero, non è il gladiatore. In sintesi, la storia è inventata, però tutto il resto è assolutamente realistico e storico. Tant'è che il film è addirittura girato in proto latino, che purtroppo questa cosa deve aver determinato l'andamento al botteghino, che il film purtroppo, per quello che è costato, è andato abbastanza male. Però penso che riuscirà a recuperare negli incassi esteri, perché il cinema italiano ha bisogno di queste cose, e due, a parte le critiche gigantesche e bellissime che ha avuto, è veramente destinato a diventare un cult, perché la gente veramente... quella extra, dico, apprezza queste cose. Figuriamoci noi italiani, che quando esce un film particolare spesso la gente non se lo calcola. Questo è un vero peccato. Io vi consiglio di recuperarlo perché è veramente stupendo, sono sicuro che farà strage ai David di Donatello dell'anno prossimo. Io penso che sia per ora il film più bello che ho visto per il 2019. È ancora presto, ma penso che difficilmente si riuscirà a superare qualcosa del genere. Penso che questo sia il colossal storico più bello degli ultimi 20 anni, almeno per quanto riguarda queste epoche molto remote. È veramente straordinario. Penso, lo posso definire un capolavoro, sì, perché io non sono uno di quelli che aspetta anni per definire un'opera capolavoro.
quello è un'altra cosa, quello per quanto riguarda l'impatto storico culturale che può aver avuto nel cinema, ma un film se è un capolavoro è perché è perfetto in tutto. Sto film è perfetto in tutto, non solo per il fatto che è innovativo nel cinema italiano, ma è innovativo per quanto riguarda questo tipo di genere in generale. Non è un film italiano coi controcazzi, è proprio un film coi controcazzi. Come terzo film abbiamo Copperman, diretto da Eros Puglielli, un altro film italiano. Il film vuole essere una sorta di Kick-Ass, genere supereroistico, con la differenza però che il protagonista Anselmo, quello che interpreta l'eroe di turno, è un handicappato. Molti l'hanno definito il supereroe dei poveri, perché appunto è uno senza poteri che indossa un'armatura di rame che si mette a fare supereroe. E allora? Allora Kick-Ass è brutto per questo? Dai, avete criticato questo elemento solamente perché è il film italiano, e allora dovete sfottere gli italiani, cioè il cinema italiano, per dire noi non abbiamo abbastanza mezzi per fare queste cose. No, se il supereroe avesse avuto dei poteri veri, il film molto probabilmente, per come è stato scritto, sarebbe stato assolutamente fuori posto. Il punto è che sono andato a vederlo perché il trailer mi piaceva molto e ero curioso, ero assolutamente curioso di vedere che cosa avrebbero fatto, sperando di trovare un film innovativo non solo nel panorama italiano, anzi non nel panorama italiano, perché di film di supereroi ne abbiamo avuti ben 4, ovvero lo chiamavano Ciclopo, Il ragazzo invisibile, Il ragazzo invisibile seconda generazione e I peggiori. Ero curioso di sapere se avrebbe innovato abbastanza un cinema di questo genere, perché le particolarità, cioè le possibilità, ce le aveva. E da un certo senso sì, perché il fatto che il protagonista sia un handicappato è una cosa che non si era mai vista in un film di questo genere. Il punto però è che il film non è bellissimo, c'ha sia dei grossi pregi che dei grossi difetti. Il pregio è sicuramente l'interpretazione di Luca Argentero, che fa il protagonista. Molto credibile, molto realistico, espressivo sia nella voce che appunto nella faccia. E il suo personaggio è scritto molto bene. I primi 20-25 minuti sono bellissimi, che riassumono tutta la sua infanzia e fanno capire perché lui alla fine ha deciso di fare il supereroe. E anche la regia è molto bella. Le inquadrature geometriche non sono niente male, e quando si tratta dei movimenti di macchina da presa, questi ultimi sono molto dinamici e molto belli da vedere. Anche le musiche non sono niente male, i pochi effetti visivi in computer grafica sono fatti molto bene. Tecnicamente questo film è fatto molto bene. Il problema arriva nella seconda parte, dove tutto comincia a diventare più scontato. Per quanto i personaggi siano tutti interessanti, la madre, la fidanzata, si pensa, del protagonista, oppure il cattivo, che anche cattivo è molto interessante, molto realistico, per quanto non sia uno dei migliori cattivi che io abbia visto. Sta di fatto comunque che purtroppo il problema è che la seconda parte poteva approfondire un po' di cose, diverse cose della storia le avrei svolte in un altro modo, e delle cose cominciano ad essere un po' scontate. Poi oltretutto che lui, il personaggio handicappato che interpreta, protagonista, Anselmo, è molto bello, è molto realistico soprattutto. Il problema invece è che altri personaggi che hanno anche loro problemi psicologici non sono particolarmente realistici e sono molto eccentrici, che cercano piuttosto di fare ridere. E anzi, e io l'ho trovati solamente ridicoli. È uno dei difetti principali del film, perché si mantiene abbastanza bene nel suo equilibrio fra comicità, che non è mai assolutamente eccessiva, a parte i dettagli che ho appena evidenziato, e il dramma, che è fatto abbastanza bene. Solo che però ha molti pregi e molti difetti. È equilibrato, è un buon film, però non è ai livelli di I peggiori, film uscito 2 anni fa, che invece era molto bello, una sorta di Kick-Ass italiano ambientato a Napoli. Però un'altra boccata d'aria fresca sia per il cinema italiano che per i cinecomic in generale, nonostante non sia bellissimo. Il prossimo film è sempre italiano. Penso che sia la prima volta dopo tanto tempo che vedo così tanti film italiani in un mese. Sta di fatto che il film è La paranza dei bambini, diretto da Claudio Giovannesi. La paranza dei bambini è diventato abbastanza famoso per quanto riguarda il panorama cinematografico per aver vinto la miglior sceneggiatura originale al Festival di Berlino e di essere stato candidato per l'Orso d'Oro. È un film che in poche parole parla della camorra a Napoli, ma stavolta dal punto di vista dei ragazzini che finiscono per addentrarsi in questa bruttissima vita. Sembra una cosa già vista e rivista, perché in effetti il tema della camorra in Italia è stato trattato un sacco di volte, però il fatto che siano i ragazzini, che hanno praticamente 11, 12, 13, 14, 15 anni, che siano appunto queste persone ad essere protagonisti, cambia tutto. Lo so che Giacomo ha fatto vedere determinate cose, però parlo del film,
Tuttavia, il film di Matteo Garrone era diviso in diverse storie e solo una mostrava questo tema. Per questo era una cosa più limitata. Questo invece è incentrato per tutto il tempo così. Ed è un film che fa molto male. È molto realistico, tutto è vero, non c'è niente di veramente romanzato. Sembra di guardare un documentario. A tal proposito, la regia artistica è veramente meravigliosa. È quella classica regia che a me piace tantissimo, che vede la telecamera seguire in continuazione il protagonista, però senza sembrare un mockumentary, ma sembrato qualcosa di molto più elegante. È un film crudo, duro, che mette un'angoscia incredibile. Tutti i ragazzi che sono esordienti, che fanno appunto queste povere persone che entrano in questa vita, sono assolutamente convincenti. E il film è una lenta discesa, come tutti i film di questo genere che dovrebbero essere. Ed è giusto che parli di un argomento del genere, perché fino a quando le cose non si aggiusteranno, se mai succederà, ma io spero di sì perché voglio ancora credere in questa umanità, è giusto che continuiamo a ricordare alla gente che cosa succede quando la camorra prende il sopravvento. È un grande film, non perfetto, perché l'ultima parte l'ho trovata un po' allungata in maniera eccessiva, ma per il resto è veramente scritto benissimo, realisticissimo, crudo e violento e ben approfondito come dovrebbe essere. Passiamo invece a un vero e proprio cinecomic, Alita Angelo della Battaglia, diretto da Robert Rodriguez e tratto dal manga omonimo. Avevo delle aspettative immense per questo film, prima di tutto perché è diretto da un regista che amo, è particolarissimo. Ho visto di lui tutta la trilogia di Spy Kids, i due Sin City, ho visto Dal tramonto all'alba e ho visto quello che trovo fra i film che ho visto suoi il migliore, Shark Boy e Lava Girl. Sì, lo so che mi state adesso tutti prendendo per il culo probabilmente, ma io trovo che sia un film per ragazzi estremamente sottovalutato e scritto benissimo, perché racconta in una maniera molto originale il rapporto che i bambini hanno con i loro sogni. E non vedevo un film così bello su questo argomento dai tempi della Storia Infinita. Mi è sembrato la Storia Infinita di questo millennio. Certo, millennio un po' esagerato, di questo secolo semmai, di questo decennio, vabbè, avete capito. Sta di fatto che questo Alita, che era scritto poi da James Cameron, cioè diretto da un grande regista e scritto da un altro regista coi controcazzi, non è un grande film, a dire la verità, per quanto speravo che lo fosse, perché per quanto riguarda la sceneggiatura, nella prima parte sembra semplicemente un film di intrattenimento che regge soprattutto sul bellissimo personaggio di Alita. Alita, interpretata in motion capture da Rosa Salazar, è un personaggio meraviglioso, un robot, perché il film parla appunto di un'epoca futuristica, una sorta di distopia apocalittica in cui il pianeta è diviso, cioè almeno la città mostrata, è divisa fra una città povera in cui abitano le persone che hanno non sono messe proprio bene economicamente, e una città invece che sta in alto in cui abitano tutte le persone che hanno un vero e proprio benessere. E Alita è un robot che è stato ritrovato da un dottore, da un professore di ingegneria interpretato dal grande Christoph Waltz, che rinasce anche se non si ricorda il suo passato, e quando la vedi conoscere il mondo sembra una bambina, è meravigliosa e non è neanche il classico personaggio "sono una femmina, sono figa, picchio il culo a tutti". Certo, sì, è vero, è potentissima, fortissima, però non è un personaggio così banale e stereotipato. Quindi la prima parte è semplicemente un film di intrattenimento che regge su di lei. La seconda parte invece comincia a trattare temi molto importanti che riguarda sì il rapporto fra l'uomo e le macchine, ma soprattutto il rapporto fra gli uomini in generale, e niente è trattato in maniera veramente banale. Anzi, il finale non è neanche per niente scontato, e io sono veramente felice che il film sia migliorato tanto, perché devo dire che se mi basavo solo sulla prima parte ero abbastanza deluso, soprattutto perché stiamo parlando di Robert Rodriguez e di James Cameron. La regia di Robert Rodriguez è abbastanza altalenante. Ci sono i pezzi in cui parlano principalmente, a parte alcune inquadrature, sono abbastanza banali. Le scene d'azione invece sono dirette con una maestria bellissima. Non riesco a valutarlo un bellissimo film, perché è vero, ci sono stati dei bellissimi film che sono stati in crescendo, ovvero che all'inizio sembrano carini, poi man mano che la sceneggiatura prosegue diventa sempre più bello, ma non è il caso di Alita, perché il fatto di non aver
caratterizzato molto la prima parte, di non averla approfondita troppo, ha causato dei problemi nella seconda parte, che comunque è molto bella. Per esempio il personaggio di Jennifer Connelly, che è molto interessante, ma avrebbe avuto bisogno di un approfondimento maggiore, a parte lei che è sempre meravigliosa, l'attrice, mamma mia, è bravissima. Poi il cattivo interpretato da Marshall Ali è molto banale, non mi è piaciuto per niente, tranne lui che è sempre bravo, però non sapeva di niente, il classico cattivo, io sono il più potente, il più forte, decido tutto io, anche se in realtà è uno scagnozzo come viene evidenziato dall'inizio, però comunque non ha una vera e propria personalità. Molto più bello invece è il cattivo interpretato da Ed Schlein. Non è un grande cattivo, però è decisamente più interessante di quello di Marshall Ali. E infine, come ciliegina sulla torta, a parte le musiche che sono bellissime, ma gli effetti speciali. Alita, che ha degli occhioni giganti che fanno pensare a un personaggio di un manga, cosa fatta appositamente, è un personaggio meraviglioso dal punto di vista tecnico. È un miracolo in computer grafica. Cioè, io non avrei mai pensato di vedere un personaggio con degli occhioni così grandi di pensare quel personaggio è vero. Certo, non posso mai pensare al 100% che un personaggio del genere è vero, perché comunque non esiste, ma è stato veramente la motion capture e la computer grafica, cioè sono stati sfruttati al 100%, è bellissimo! Quindi Alita Angelo della Battaglia è un bel film ed è sicuramente uno dei migliori adattamenti che siano mai stati fatti su un'opera fumettistica orientale. E ve lo consiglio, anche se è uno di quei film che rischia di rimanere incompleto, perché il finale, che non vi spoilerò, lascia spazio, uno spazio enorme per un seguito. E se non lo continuano è un problema, quindi dipende tutto dagli incassi, speriamo bene, e non sta andando troppo bene, mamma mia, ti prego, non fare come Warcraft, mannaggia la miseria. Prossimo film visto dopo Alita è Il Corriere de Mule, diretto da Clint Eastwood. È incredibile quest'uomo che ha più di 80 anni ed ha quasi raggiunto la soglia dei 90 possa fare film del genere, eh? Bellissimo. Di che cosa parla? Parla della storia vera di un uomo che non ha mai avuto dei buoni rapporti con la sua famiglia, perché ha sempre anteposto il lavoro alla famiglia, e per cercare di rimediare cerca di guadagnarsi un altro po' di pane per appunto acquistare più simpatie. Il problema è che il modo in cui cerca di farlo, dopo che gli hanno chiuso l'attività da giardino, è il fatto di fare colui che trasporta droga. Anche questo film ha un piccolo squilibrio, ovvero che la prima parte è molto interessante ma pare troppo lunga e ci sono più scene ripetute. Dalla seconda parte in poi c'è un crescendo che rende il film sempre più bello. È bellissimo prima di tutto il personaggio interpretato da Clint Eastwood, a parte che lui recita benissimo, ma è proprio bello la sua psicologia, il suo modo di fare. Sono trattati in tutto il film diversi discorsi che riguarda la famiglia, che possono sembrare banali ma che sono comunque dei discorsi importanti che vanno sempre raccontati. Quindi mi va bene che si sia fatto un ennesimo film che parla di questo, ma neanche ennesimo film, perché comunque è un film che parla di una persona che trasporta droga in un'età così vecchia, non si è mai visto, e questa cosa cambia diversi elementi, come per esempio l'apparenza dei bambini cambia tutto quello che hai sempre percepito della camorra. Perché? Perché sono dei ragazzini. Anche qua cambia perché comunque ti fa impressione che un vecchio faccia delle cose del genere, senza quelle minchiate tipo Sylvester Stallone che a 70 anni fa escape plan e si mette a picchiare gente, a sparare a tutta forza e a fare il figo nonostante appunto l'età che ha, perché non è credibile. Qui invece è molto più credibile. Clint Eastwood mostra una grinta senza per forza correre all'action, e quindi i temi trattati sul suo personaggio li ho trovati molto belli. Un'altra critica che tuttavia che voglio fare sono i personaggi dei poliziotti, perché c'è un binario nel film, mostra sia le scene di questo corriere che cerca in tutti i modi di fare questo lavoro per risolvere i rapporti con la famiglia, che invece poi queste scene con i poliziotti che cercano di stanarlo. E il problema è che questi poliziotti interpretati da Bradley Cooper e Michael Pena, che sono degli attori bravissimi, anche se qui non è che hanno tirato chissà che grandi performance, non sono quasi per niente caratterizzati. Vogliono servire alla narrazione perché cercano appunto di mostrare questo che man mano questo personaggio potrebbe essere sempre più alle loro attenzioni, e quindi magari vuole farti salire di più la tensione,
Però il problema è che appunto loro non sono caratterizzati e quelle scene rischiano di annoiare. E poi perché chiamare dei attori come Brady Cooper e Michael Pena per dei personaggi che non sono quasi per niente caratterizzati? Prendi degli esordienti che almeno hanno la possibilità di aprire il loro curriculum grazie ai Clint Eastwood. Bah, certe scelte io non le capisco. Quindi è un film che vale la pena di vedere perché c'è abbastanza tensione, la sceneggiatura ha dei problemi, però comunque è scritta in sostanza molto bene ed è bellissimo appunto il personaggio di Clint Eastwood. Il film si basa soprattutto su quello. E mi piace tantissimo il tema appunto della famiglia e il fatto che comunque, per quanto tu possa cercare di accomodare sempre di più questo tuo lavoro, cioè lavoro fra virgolette, ovvero entri in un ambiente ostico e criminale, però scegli una facoltà, scegli un'attività che comunque è molto meno grave. Non è che vai a sterminare qualcuno, no, non fai il sicario, però comunque non c'entra niente, perché una volta che entri in questo ambiente, comunque te lo metteranno nel culo. Vabbè, avete capito. Quindi è una cosa bellissima che mi è piaciuta. Questo film, The Mule, non è uno dei migliori film dell'anno. Ha spaccato la critica. A metà l'ho definito uno dei peggiori film di Clint Eastwood e l'altra metà uno dei migliori. Io non penso che sia uno dei migliori film di Clint Eastwood, ma penso che sia comunque un film molto bello. L'ultimo film che ho visto è The Front Runner, Il vizio del potere, diretto da Jason Reitman, che è il regista di cult come per esempio Juno, e che a breve dirigerà quella roba inutile di Ghostbusters 3. Il film ha per protagonista Hugh Jackman e parla di un politico famoso che nella metà degli anni 80 ha cercato di candidarsi presidente. Poi però è arrivato lo scandalo che mostrava lui tradire sua moglie e per questo le cose sono diventate molto difficoltose per lui. Ve lo giuro, io non mi aspettavo niente da questo film. Sono andato a vederlo giusto perché pensavo che sarebbe stato candidato agli Oscar prima di scoprire che è un film del 2018, quindi gli Oscar non hanno proprio calcolato. E mi dispiace appunto che Hugh Jackman non sia stato per l'ennesima volta considerato. Sta di fatto comunque che appunto pensavo di vedere un film politico banale e invece mi ha sorpreso. A parte la regia che vuole essere documentaristica, elegante allo stesso tempo, nel senso che tiene quella classica cosa della telecamera che si muove, si muove, si muove per dirti: ehi, questa cosa è realistica, noi stiamo riprendendo la realtà. Ma allo stesso tempo ci sono molti guizzi registici tipici di un film particolarmente elegante, anche se non per tutto il tempo. Tuttavia mi ha sorpreso perché non è il classico film politico, a parte l'inizio, che i primi 20 minuti sono veramente lui che va a fare le lezioni, lui che fa questo, questo e quell'altro, cioè le cose politiche che non approfondiscono particolarmente il personaggio, a parte alcune scene, e per questo erano un po' noiose. Io già dicevo: uffa, sto per vedere un film politico noioso. Non che ce l'abbia contro i film politici, ma non sono il mio genere, e quando vogliono dire qualcosa di particolare, a me piacciono. E questo film vuole dire qualcosa di particolare, perché è una potentissima critica al gossip. Il gossip che influenza le scelte della gente e che possono distruggere una famiglia che è sempre stanata dai giornalisti, e giustamente tramite questo film si evidenzia tante volte perché il gossip dovrebbe essere importante per giudicare l'esito lavorativo di una persona. Ed è una cosa attualissima. E una cosa che ho trovato molto interessante è che il film cerca di mostrare il punto di vista di entrambe le cose, ovvero mostra sia le persone che spiegano perché il lato personale di un lavoratore è importante e poi quelli che spiegano il perché ovviamente la cosa non è importante affatto. Tuttavia il film si concentra più sulla seconda, giustamente perché vuole sì denunciare tutto questo comportamento, però avrei dato comunque più spazio anche alle persone che la pensano nell'altro modo. Non perché io sia d'accordo con loro, anzi io condanno il gossip per tutta la vita, ma perché mostrando di più il loro parere ci sarebbero stati più modi per distruggere questa convinzione che il gossip, che il lato personale di un personaggio pubblico sia assolutamente irrilevante. Nel senso che più spazio si dava a queste persone, più c'erano possibilità di contrastarle. E questo è il difetto principale del film, che tuttavia si mantiene sui livelli del Corriere. Comunque è un bellissimo film, perché approfondisce molto bene il personaggio del politico interpretato da un bravissimo Hugh Jackman, ed è comunque interessante non solo per questo lato, ma perché mostra più facce, mostra le persone che recepiscono tutto questo, mostra i giornalisti perché vogliono
poi agiscono in una certa maniera. È un film molto molto interessante che mi ha sorpreso ed è pure diretto molto bene. È come Il Corriere, ve lo consiglio. Questi erano i film che ho visto questo mese. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato troppo e ci vediamo al prossimo mese. Ciao ragazzi!